Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e bentornati su Farming Simulator 2019. Allora ragazzi, mi sono portato avanti un bel pochettino, però prima di iniziare io ci tengo a ringraziarvi tantissimo, perché vedo che state seguendo il mio canale, vedo che state seguendo i miei video. Sì, le visualizzazioni non sono ancora tantissime, comunque ragazzi, ci va pazienza su tutto, io sono d'accordo. Ci tenevo a dirvi anche che se tutto va bene il prossimo mese dovrei riuscire, sperando di cambiare la scheda grafica. Purtroppo mi ostengo per adesso a cambiare una scheda grafica, non metterne una esagerata, ma purtroppo dovrò mettere una 1030 e migliorerò un pochettino la grafica, e quindi potrò poi portarvi anche Medieval Dynasty. Incominceremo poi anche con quello, andremo avanti con la nostra piccola storia, eccetera eccetera. Vediamo di riuscire a fare dei video magari anche in HD. Non vi prometto nulla, perché il computer purtroppo è quello che è, e vedo cosa riesco a fare. Purtroppo ragazzi, sto facendo i miracoli, è così. Allora, come potete vedere, ho qualcosina di soldi da parte, mi sono fatto un po' il sederozzo. Purtroppo abbiamo ancora il debito che andremo a estinguere. Noi ne abbiamo tantissimo di debito, però ne abbiamo. Allora, prima di tutto ragazzi, io direi di incominciare ad andare a mettere la nostra mietica media, iniziamo a tagliare il nostro riso. Allora, non tengo la paglia ragazzi qua, perché purtroppo no, perché la paglia, mannaggia lo studio service, disabilità, perché purtroppo ragazzi io non, è inutile che tengo la paglia perché non mi serve, cioè mi servirebbe, però purtroppo questa non so per che motivo non me la fa mettere sotto gli animali, non ho capito perché, va bene. Quindi per il momento mi ostinerò a fare questa cosa e lasciare così, e la paglia la prenderò da un momento, quindi seminerò e raccoglierò un momento. Ma comunque oggi ragazzi io voglio fare poi un'altra bella produzione insieme. Adesso andiamo a mettere un attimo, dare un attimo via alla nostra mietitrice, via qua a tagliare il nostro riso, perché se no. Adesso una cosa che diamogli via, vediamo un attimo se riesce ad andare, mal che vada finirà nella roccia, tanto sono sicuro al 100% che finirà nella roccia. Andiamo a farti vedere. Allora qua lo gli darò via dopo. Il mio nuovo acquisto ragazzi è stato questo, ragazzi, il nostro Vignon Same, ok, per il vigneto, per il vigneto. Allora, come potete vedere qua, stavo facendo il miele, qua oltretutto dobbiamo poi, devo poi tirare via la roba, ma lo farò io off camera perché sennò diventa lunga. Qua abbiamo già un bel po' di miele, lui qua, ecco, da qua ragazzi se lo prende da solo, ho notato questo, quindi andiamo a vedere e vedete che è al 100%, ok? E lui ogni ora mi vende due vasetti, quindi il guadagno c'è. Ho incominciato a mettere il letame sulle piante, come potete vedere, dovrò poi mettergli l'acqua, man mano partirà subito la lambardata. Qua intanto queste, siamo solo al 59%, ci va un bel po', e qua intanto sono pronte anche le altre due, una è quasi pronta, le altre due sono già pronte. Allora, una cosa che io ragazzi volevo fare,
per fare una bella cosa e vendere questo, ragazzi, perché vi spiego anche perché. È un bel trattore, non c'è niente da dire, però ragazzi, diciamo che non è che mi attiri più tanto come maneggevolezza. Potrebbe andare bene, però noi abbiamo già un 1300. Questo potrebbe andare bene per tante cose, però ragazzi è lentissimo, quindi fai 25 all'ora e quindi io vorrei magari vendere anche questo qua. Teniamo il Fiat Agri, l'altro, l'80-90 cos'è, e questo qua lo andremo a vendere, anzi facciamo che andarci subito, andiamo a vendere questo, anzi prima di tutto ragazzi andiamo un attimino, ho sbagliato tutto, andiamo qua e andiamo a restituire subito il nostro debito alla banca, 280.000 euro, restituiamo subito il nostro debito visto che dei soldini li abbiamo, così almeno ragazzi siamo a posto. Ok, perfetto, il nostro debito è stato estinto per il momento, quindi va bene così. Ci sono rimasti 219.000 euro, non sono tanti ragazzi, però per adesso vanno bene. Dobbiamo poi andare anche a raccogliere la paglia che c'è in un altro campo in fondo, che poi sarà il campo che utilizzerò per la media. Vedete? Avete visto? E come maneggevolezza ragazzi, non, a parte mi si incanta il... Che cazzo è successo? Ma perché c'è questo qua? Ragazzi, lo porto e torno subito. Ok, allora ragazzi, scusate, mi sono ritornato, ho portato via quello, l'ho rimesso un attimo su. Allora, questo ragazzi vi ho detto che lo andiamo a vendere. Terremo quello là che è il nostro 1300, quello là lo teniamo visto che è leggermente più grande e va bene per tante cose. Andiamo giù, questo qua ragazzi lo vendiamo visto che abbiamo un po' di soldini, possiamo anche venderlo, non ci danno tanto, però lo andiamo a vendere, ok? Molto bene, l'abbiamo venduto. Adesso per fare una bella cosa io volevo comprare questo qua, ragazzi, vi faccio vedere, eccolo qua, è un altro same, ok? È vero, tu dici, ma voi dite, ma quanti same vuoi comprare? No, l'unica differenza è che questo, ragazzi, è più grande di quello là. Questo parte con 80 cavalli e arriva a 105 cavalli, quindi con 105 cavalli, questo qui è un tutto un'altra cosa. Abbiamo ruote, rumore, design, non mi interessa, no, vabbè, possiamo tenerlo così. Ok, ruote, ok, perfetto. 105 cavalli, ragazzi, io lo vado a prendere perché? Perché questo va bene per quanto riguarda il frutteto e le api. Ok, come potete vedere, guardate, è carino, molto carino. Andiamo subito a vedere anche la velocità sua, non andrà velocissimo. Wow, ragazzi, ecco, 40 all'ora ed è un altro trattore, come potete vedere è già tutta un'altra cosa, molto bene. E questo lo potremo usare per il nostro frutto. Ok? Quindi qua noi ragazzi abbiamo due trattorini di questi da utilizzare. Ok, un altro trattore che vi voglio far vedere, ragazzi, è questo qua. Il New Holland T6, ma non il T6 normale, questo ragazzi fa parte di una mod che adesso vi farò vedere. Il New Holland T6, che dovrebbe essere qua in giro da qualche parte,
non è questo, ma è qua, esatto. E questo qua. Ok, guardate un po'. Gancio frontale no. Motore, vabbè, non ci interessa, ma le ruote. Ragazzi, ci sono le ruote strette e ci sono anche le ruote con le punte per le risaie. Ragazzi, questo è il T6 da risaia. Lo trovate sulla Modab, non sull'originale, ma io l'ho trovato su Modab, su internet. È l'unico posto dove puoi andare a trovarlo. Ed è il T6 normale, però ha anche le ruote puntate di ferro. Ok? E l'ho preso perché comunque qua ci serve. È abbastanza comodo, è a 160 cavalli, quindi è un bel trattorino. Ok, questi sono stati i miei acquisti, ma non è finito qua. Abbiamo, almeno ho preso anche questa per arrangiare la prima nostra presa, per trinciato. Ok, è una Fiat Agri. Ragazzi, è vecchia, l'ho pagata tanto, non tanto, quindi va bene per arrangiare, piccolina, ma va bene. I campi sono piccoli, quindi per il momento, ragazzi, può andare più che bene. Ok? Adesso abbiamo 213 213 cavalli, praticamente, cavalli, 213.000 euro. Allora, qua ho preso anche questa che, ragazzi, sarebbe la Cressoni, però ho già visto che non so se ce la farete, quindi vediamo un attimino, perché l'istinto era di vendere nuova la mia Vitrevia. Allora, intanto lei là è finita sicuramente nella, no, ha finito, cioè ha finito in piena. Andiamo subitissimo a ruotare la Meditrebbe, così almeno si attrattive. Pensavo fosse finita nella roggia, ma non so, che sembra che vada tutto bene. Va bene. Qua ci siamo, questa è la macchinetta per tagliare l'erba, ragazzi, questa non si fa prendere, perché col trattore non ti passa più. E oh, piano piano, ragazzi, ci stiamo anche modernizzando un po'. Adesso qua io volevo andare, devo andare a prendere la paglia, ma quello lo farò off camera. Qua farò un po' io off camera. Vediamo un attimino cos'è che dovevo ancora fare. Ok, possiamo andare anche su questo, andare a vedere, ragazzi, di caricare quel poco di letame che abbiamo, ma per caricare quel poco di letame, vedete, ragazzi, questo è piccolino, soprattutto, ma guarda, va veramente bene. E comunque 105 cavalli, quindi per un carro piccolo così va benone. Siamo belli cattivi, praticamente possiamo andare a portare il letame vicino alle piante. Ok, allora io avevo portato già del letame, quindi non questa fila, ma questa fila qua. Avevo iniziato così, quindi possiamo andare a fare in questa maniera. Possiamo andare qua, come potete vedere, lui intanto ruota il letame qui. Abbiamo un bel po', molto bene. Finché non gli mettete l'acqua, ragazzi, non parte, il frutto non va. Ok, quindi dovete, ok, lui adesso è pieno, è pieno, è vuoto. Andiamo a prendere
quel poco che è rimasto non ne abbiamo tanto, ragazzi, non mi voglio sbagliare, ma mi sembra di essere non ce n'è tantissimo, però intanto abbiamo incominciato piano piano a mettere in moto anche il nostro peso. Molto bene, va benone questo same, è veramente bellissimo. Vi dico la verità, mi piace. Accendi il nastro. Ecco, è già finito praticamente, quindi purtroppo poco. Il letame è molto poco, bisogna andare avanti pian piano. Allora, una cosa che volevo fare, ragazzi, è per forza andare a vedere quando è pronto il andiamo a vedere con questo, andiamo a vedere un attimo, andiamo a vedere quando è pronto il nostro racconto. Qua adesso devo ancora arare, passiamo qua sempre nei campi, qua devo ancora arare, andiamo un attimino a vedere qua. Intanto manderò avanti un attimo il tempo, così almeno abbiamo qui solo da tagliare la cosa. Potrei, a parte che potrei anche questo, ragazzi, il campo del mais, vedete, che poi io questi trasformerò in erba, questi qua li trasformerò in erba, farò dei prati, perché purtroppo mi serve l'erba, ne ho veramente, sono un prato solo piccolino, volevo provare a comprarli, ragazzi, però per essere comodo a tagliare li faccio io, li faccio prima. Ma no, non serve tutto l'ambaradà. Allora andiamo subitissimo a portare, strano che ce la fa, questo in essiccatoio. Andiamo su qua, dobbiamo passare da qui e andare su qua, così scarichiamo nel nostro silos essiccatoio, l'essiccatoio, in ogni silos normale. Intanto abbiamo iniziato a fare un po' di cosucce, abbiamo comprato un po' di cosucce, ok? Anzi, volevo, ragazzi, comprare anche un altro mezzo per andare a vedere in giro una piccola jeep, qualcosa, e volevo, ragazzi, ho preso questa cosa qua. Allora, prima di tutto, a parte, ecco, questa qua 15.000, però, ragazzi, io vi dico, fa veramente schifo il suono, cioè io, fa veramente schifo, perché fa 100 km orari, ma è una porcata, veramente una gran porcata. Io a questo punto prenderei questo qua, lo girerei un attimo così e gli metterei, ragazzi, il allora, design così, cargo, allora, fertilizzante, water, c'è l'acqua, diesel, standard, io direi, ragazzi, diesel, mettiamo diesel, che può sempre servire. Il colore design, io direi, ragazzi, di mettergli un colore tipo questo, noi liceti marroni, liceti li possiamo mettere così, colore principale io direi un colore del genere, oppure mettergli un colore del genere, ecco, questo potrebbe anche già andare bene,
Oppure, vediamo un attimino, non giallonio, no, questo, perché no, questo potrebbe anche andare bene. Io direi che così va bene, ragazzi. Perfetto, 47.000, ok, il tentatore è a posto, andiamo, poi pian piano compreremo tante cose. Per adesso abbiamo, perché poi ci servirà anche un trattore di là, ma la mia intenzione è portare di là l'altro, via questo, portarlo di là, perché questo qua poi ci servirà, e prenderne un altro, ragazzi, da mettere poi. Ce ne servirà poi un altro, ragazzi, da utilizzare. Allora, andiamo a vedere il nostro mezzo. Andiamo dentro, guardate che carico, è molto carico, ragazzi. C'è la sua cassetta delle ferre, possiamo utilizzarlo per andare ovunque. Quando c'è da provare qualche cosa, andare da qualche parte o cose del genere, ragazzi, possiamo tranquillamente utilizzare. Madonna che scherza, ogni tanto si incanta il mouse, ragazzi, e il mouse, il pad, e mi vado a schiantare. Vedete, avete visto, tante volte proprio fa questa cosa e a me non piace, quindi io direi di metterlo qua, poi si vedrà. Ok, poi quando ci servirà lo andremo a prendere. La 23 è già piena un'altra volta, quindi possiamo anche passare di qua, tanto c'è solo un argine. È anche basso, possiamo farlo molto bene. Ok, allora, ragazzi, abbiamo visto che praticamente la V3 via lì ha finito. Allora, adesso lasciamola qua un attimo, poi ci penserò io off camera, perché intanto devo andare poi di là. Vi faccio intanto vedere. Andiamo un attimo su questo, dopodiché ragazzi, poi ci salutiamo, poi iniziamo già ad arare i nostri campi. Sono campettini piccoli questi, ragazzi, però li utilizzerò per quanto riguarda il frumento, la polta e quelle cose lì, perché ci servono. Adesso qua abbiamo praticamente questo campetto qua da tagliare, per quanto riguarda il mais. Ok, e qui, ragazzi, abbiamo un altro campo. Ragazzi, io passo di qua, no, non ce la faremo mai. Eccoci qua, e questo, ragazzi, è un altro nostro campo. È un campo molto lungo, molto bello, che utilizzerò per quanto riguarda solo per quanto riguarda il mais. Lo devo utilizzare per quello, perché purtroppo a noi ci serve il mais. Allora, non riesce ad andare lì, per forza.
Questo però qua c'è seminata la pioppa, ok? E qua invece c'è seminato il c'era seminato il frumento. Una cosa che io voglio fare, ragazzi, è unire questi due campi, ok? Mettere qua l'aratro collegata e unire questi due campi così fino a qua. Vediamo un attimo, gli do un colpetto e poi mi metterò in mezzo. Come potete vedere qua basterà solo fare in questa maniera e sia di qua che di là dargli un colpettino qua, un colpettino là e poi in mezzo tiri e fai il cavo e farei, lo farei proprio tutto insieme, quindi quanto un po' di mais. Qua da questa parte ce n'è un altro, ma a noi non ci interessa, ok? Molto bene, ragazzi, con la visuale della nostra macchina. Io, ragazzi, vi saluto, come sempre, un grosso abbraccio, un grosso bacione da vivo libero. Mi raccomando, tanti bei like, condividete, aiutatemi a portare avanti sia queste serie che questo canale, ok? E mille grazie ancora per tutto quello che state facendo. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo gameplay. Ciao a tutti.